Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi andremo a parlare di pannelli solari fotovoltaici. Quanti modelli esistono? Tecnologie disponibili attualmente in commercio. Allora, i pannelli fotovoltaici intanto cosa sono? Il pannello fotovoltaico è un insieme di celle fotovoltaiche e trasforma energia solare in energia elettrica. La cella fotovoltaica è quella piccola parte di un pannello fotovoltaico, perché il pannello grande fotovoltaico è formato da tante di queste celle connesse in serie e in parallelo. In serie per aumentare la tensione, in parallelo per aumentare la corrente. La cella fotovoltaica è fatta diciamo di silicio, è un materiale semiconduttore drogato, ovviamente, e appunto trasforma i fotoni, la luce, in energia elettrica. Ci sono tanti tipi di celle fotovoltaiche, ci sono quelle amorfe, ci sono quelle monocristalline e quelle policristalline. Cosa cambia? Cambia ragazzi l'efficienza, cambia lo spessore e cambia anche il colore della cella stessa. E allora partiamo dalle celle amorfe. Le celle amorfe sono quelle monotinta, solitamente sono nere o blu scuro, sono anche flessibili. E sono quelli, diciamo, meno efficienti, appunto perché sfruttano una tecnologia di produzione che li rende flessibili, molto sottili, però ovviamente perdono quel qualcosa in efficienza. Queste si utilizzano per esempio nei camper, si utilizzano in esterni, se vuoi andare per esempio a fare un lampione stradale di design, si possono diciamo dimensionare, tagliare in base alle forme e vengono venduti in rotoli di circa 2 metri, 3 metri, hanno tensioni che vanno dai 24 volt, 36 volt, eccetera, eccetera. In base poi alla, diciamo, al tuo impianto, puoi andare a acquistare il pannello solare più adatto a te. Ma questo ovviamente vale anche per quelli amorfi, quelli monocristallini e quelli policristallini. Passiamo al policristallino, che è il mediocre in efficienza. Infatti il policristallino è una cella rigida, una cella però che è formata, che è costruita con scarti di altre celle. Cioè, cosa fanno i costruttori? Durante la produzione delle celle, se possono rompere, si possono scheggiare, si possono spezzare, o anche quelle vecchie che hanno diciamo anni sulle spalle, li riciclano, riciclandoli loro li tritano, ecco, e da quelli nascono i pannelli solari e le celle solari fotovoltaiche policristalline. Le riconosci perché? Perché la cella stessa presenta tanti colori, blu, azzurrino, una sorta di brillantinato, poi può andare anche sul nero, a macchie. Perfetto. Quelle sono le policristalline. Ci sono poi le monocristalline. Le monocristalline, ragazzi, sono le migliori in assoluto in commercio, sono quelle che hanno un'efficienza più alta di tutti. Questo è puro silicio, scelto, si presentano con una monotinta, però differiscono dall'amorfo perché sono un po' più sottili e appunto perché hanno questa alta efficienza. Le ultime vantano efficienze quasi il doppio di quelle che avevano 4 anni fa su per giù.
Le dimensioni e le forme dipende dal brand, dal produttore, ma sono per lo più ottagonali, rettangolari, alcuni anche rotondi, in base poi all'uso che se ne dovrà fare. Loro, diciamo, fanno degli standard di forma. Quando bisogna utilizzare i pannelli solari fotovoltaici monocristallini? E allora, i monocristallini ovviamente sono quelli che costano più di tutti, perché ovviamente hanno un'efficienza molto più alta. E vanno utilizzati in quei casi in cui la tua zona non vanta una copertura, diciamo, ai raggi solari molto, diciamo, molto alta. Non vanta un'illuminazione di molte ore al giorno, cosa che nel caso in cui il tuo tetto è situato in una zona con il sole sempre presente, un buon irraggiamento, lì puoi anche optare per risparmiare del policristallino, anche se è meno efficiente, ma alla fine il sole ce l'hai, è sempre presente. Quello che perdi nell'efficienza lo recuperi nel capitale da investire, perché un impianto monocristallino ti costa di più di un policristallino. Questa è la semplice differenza. Quando invece devi sfruttare ciò che hai, cioè un tetto che non ha una buona inclinazione, un buon irraggiamento, e devi fare di tutto per sfruttare ciò che hai, punta sul monocristallino. Ti costa di più, ovviamente, però nulla toglie ad avere alte efficienze e buoni risultati finali. Un impianto fotovoltaico, oltre ai pannelli solari, ha anche l'inverter, ha anche la cavetteria dedicata all'inverter. Se è un impianto fotovoltaico a isola, ha altri componenti, per esempio il regolatore di carica, per esempio il pacco batterie. Il tutto però lo vediamo in un altro video. Ragazzi, se il video ti è piaciuto, un like. Io ti ringrazio per aver visto questo video fino alla fine. Iscriviti al canale, continua a seguirmi. E niente, se vuoi info e pillole sulla tecnologia in generale, questo è il canale giusto. Ciao e al prossimo.